sono andato alla Roma. Se volevo vincere facile, andavo a Torino. Ma io sono andato alla Roma. Ho passato 5 anni meravigliosi. E gli dico al signor Mourinho: vai a chiedere a Francesco Totti, Daniele De Rossi e Bruno Conti, che sono i 3 giocatori più amati della storia. Cosa ha fatto Cassano 5 anni? Ha fatto godere come dei matti i tifosi della Roma. E la gente a Roma mi ama perché li ho fatti divertire. Lui alla Roma ha vinto la Coppa, non me ne frega niente. Lui può vincere tutto quello che vuole. Alla Roma, sai cosa sta facendo fare? Delle figuracce oscene. Sta facendo vedere uno scempio. Tutti che si buttano in campo, espulsioni, litigi, disastri, i giocatori insultati e fatti fuori. Sta facendo dei disastri. Che poi ritornerò su questa questione. Questione Roma, questione Inter. Lui ha vinto tutto quello che ha vinto e io ho vinto la Coppa Lombardia. No, no, io non ho vinto niente e non voglio vincere niente. Io ho sempre giocato per far divertire la gente, i tifosi. Non me ne frega niente delle vittorie, dei trofei. Non me ne frega niente. Ok? Lui ha vinto facendo un calcio a dir poco osceno, osceno, perché lui è scarso. Lui deve capire che è scarso come allenatore. Lui parla, può fare il giochino delle tre carte oppure fare l'illusionista di serpenti con gente che è incompetente oppure buttare fumo addosso alla gente. Però la gente non è stupida, si è accorto che lui come allenatore è scarso. Il suo calcio è rimasto a 30 anni fa, perché questo è un dato di fatto. Il suo calcio alla Carlona è rimasto a 30 anni fa. Pullman davanti alla porta, quello che viene viene. Ha avuto la fortuna di allenare grandi campioni facendo un calcio orrendo, orribile. Questo è un dato di fatto, la realtà. Questione Madrid. Quando lui mi dice questione Madrid, si ricordano solo per la giacca. Dico, caro Mourinho, ti dimentichi un'altra cosa fondamentale. Oltre alla giacca, c'avevo 2 orologi, 4 anelli, avevo dei capelli vergognosi, ma soprattutto mi chiamavano il gordito. Tu può darsi ti è sfuggito, caro Mourinho, ero grasso. Sono andato lì a 23 anni con i Galacticos e mi hanno preso, significa che ero un vero fenomeno. Io non mi vendo, non vado a leccare il culo, prendetemi, facciamo, dice no, sono andato lì, ho fatto dei disastri, mia responsabilità, ho fatto malissimo, non ho mai giocato per colpe mie, ma senza problemi. Lì invece a te ti ricordano, sai come? Pur vincendo ti hanno mandato via, per quale motivo? Che facevi un calcio orribile. Siccome io conosco tanta gente lì, ti hanno mandato via per quello. Il dito alla Bonanni di Villanova nell'occhio, Risse, Casini. Ogni dove tu vai, anche quando hai giocato te con la mia squadra del cuore, l'Inter, contro la mia squadra del cuore ancora, la Sampdoria, le due squadre del cuore, che facevi le manette, cose. Io mi ricordo quella partita. Hai fatto cinema, hai fatto aizzare tutta la gente, ogni volta fai sempre casino. Tu di calcio non sai parlare. Perché tu devi parlare di calcio, con me puoi parlare 24 su 24 di calcio. Io posso parlare di calcio e spiegarti tutto quello che vuoi. Tu parli tutt'altro che calcio. Perché uno, Rinus Michels ha fatto la storia del calcio, ha vinto 12 titoli, visto che tu dici a tutti, non potete parlare, io ho vinto, tu che hai vinto. Io non ho vinto niente, ma parlo perché io posso parlare. Perché sono stato un grandissimissimo calciatore, ho giocato nelle squadre più importanti al mondo, senza vincere, non me ne frega niente. Volevo farlo per far godere la gente, per i tifosi, per la gente, per la passione. Rinus Michels ha vinto 12 titoli nella sua carriera. Anni 70-80 sarà ricordato in eterno. Caro Mourinho, Arrigo Sacchi, che ha cambiato il calcio, fine anni 80 e tutti i 90, ha vinto 8 titoli. È un rivoluzionario. Per poi non parlare dei 15 anni di Guardiola, che tu vorresti essere Guardiola, ma non sarai neanche la punta della scarpa per mille motivi, perché Guardiola è un genio e tu sei scarso ad allenare. Per quale motivo ho fatto questi allenatori? Guardiola ha vinto 3 volte più di lui facendo un calcio meraviglioso, un rivoluzionario, il più grande della storia. Ti faccio l'esempio che meno di te, caro Mourinho, Rinus Michels e Arrigo Sacchi hanno vinto meno di te, ma loro hanno lasciato una scia all'infinito, indimenticabile. Quando tu smetterai, dopo 3 giorni, scusa il termine, Bobo, è per il rispetto per i bambini, non ti cagherà nessuno, perché questo è un dato di fatto. Questi qua hanno vinto meno di te, caro Mourinho, però questi hanno lasciato una scia di calcio. Tu non lascerai niente, lascerai solo litigi, casini, dubbi,
perché anche l'altro giorno hai detto siamo in Italia? La Juve c'ha 59? Siamo sicuri che non ha 59? Siamo in Italia. Il beneficio del dubbio? Aizzi le tue tifoserie contro il mondo intero? I tuoi giocatori? Le persone dalla panchina? Cosa lasci? Non hai mai valorizzato un giocatore. Un dato di fatto è questo, caro Mourinho. E poi chiudo e lascio la parola a voi se volete farmi qualche domanda. Sì, io qualche domanda devo farti. Sì, sì. Come allenatore che deve allenare una squadra o dei giocatori, caro Mourinho, sei scarso, ok? Prende esempio da allenatori come, lasciamo stare i grandissimi, prende allenatori come Spalletti o nel piccolo, che non ha vinto niente, De Zerbi, che vanno in dei posti, fanno un calcio meraviglioso. Io nella mia vita sono contento di non aver vinto niente, ma ho lasciato qualcosa nel cuore a tutte le tifoserie che ho giocato, perché io godevo nel giocare, non nelle vittorie. Tutti i tuoi trofei, sai dove te li devi mettere? Perfetto, non lo dico, ma hai capito dove. Allora, Anto,